Sono stati 3 mesi assolutamente intensi di impostazione di un lavoro importante che è quello che deve svolgere ANCI Piemonte rispetto alla Regione Piemonte, rispetto ai tanti problemi e opportunità che hanno i comuni piemontesi. Innanzitutto ho proceduto alla nomina dell'ufficio di presidenza, quindi alla creazione della squadra che mi affiancherà in questo compito. Una squadra che è formata da sindaci delle città più importanti e di amministratori, sindaci che rappresentano tutto il territorio piemontese, perché è importante che tutto il Piemonte, nelle sue varie sfaccettature e differenze, sia rappresentato all'interno di ANCI. E abbiamo iniziato subito a lavorare rispetto alla Regione Piemonte, che, come sappiamo, ha qualche piccolo problema e che dobbiamo aiutare a risolvere senza che diciamo, i comuni vengano coinvolti eccessivamente rispetto a queste politiche. Il confronto si è avviato in modo deciso e in modo franco ed onesto con gli amministratori e con gli assessori. Abbiamo aperto una serie di tavoli tematici dove discutiamo insieme a loro i provvedimenti e gli effetti di questi provvedimenti sulla vita quotidiana di tutti i nostri cittadini. Mi pare che siano stati 3 mesi intensi e che siano l'inizio di un lavoro importante che ci vedrà impegnati nei prossimi mesi. A brevissimo abbiamo appunto da gestire insieme alla Regione la riforma del sistema sanitario che interessa la vita di tutti i nostri cittadini ogni giorno e abbiamo da aiutare la Regione a risolvere tutta una serie di problemi. Il tema dei trasporti, il tema della cultura sono aspetti fondamentali per la vita di tutti noi. Poi abbiamo la grande partita dell'applicazione della legge Delrio e quindi di questo nuovo ruolo dei comuni rispetto al panorama della nostra Repubblica. I comuni sono sempre più importanti all'interno del nostro sistema e noi amministratori dobbiamo esserne consapevoli, sapendo che da ciò derivano responsabilità e scelte importanti. Lo faremo, ANCI affiancherà i vari sindaci, i vari comuni con corsi di formazione che consentiranno agli amministratori di comprendere i nuovi ruoli e le nuove regole che informeranno la loro azione, in modo da veramente riscoprire il ruolo fondamentale del comune rispetto alla comunità. Un anno nuovo sicuramente impegnativo ma anche entusiasmante. I cambiamenti e le novità sono sempre delle possibilità di cose nuove, di cose belle. E noi sindaci abbiamo il compito e la possibilità di tramutare queste cose belle in realtà e lo dobbiamo fare. Quindi il mio è veramente un augurio di buon lavoro, un augurio di entusiasmo a tutti i miei colleghi sindaci che so bene lavorano come me in situazioni di difficoltà quotidiane, ma sono anche certo che ognuno di noi è animato da entusiasmo e da spirito di servizio continuo. Quindi un augurio a loro. Un augurio ai loro assessori, un augurio a tutti i dipendenti dei comuni che sono dei collaboratori veramente eccezionali per la stragrande maggioranza, hanno delle professionalità e un amore per la loro città che deve essere molto valorizzato rispetto a quello che è oggi. E un augurio a tutti i collaboratori di ANCI perché li farò lavorare moltissimo nel prossimo anno e un augurio a tutti i cittadini, che devono sapere che i sindaci sono sempre al loro fianco e cercano ogni giorno di far crescere le loro città e di garantire un livello, una qualità della vita la migliore possibile.